Oggi sono qui per parlarvi di una leggenda. Una cosa che ha del tutto dello straordinario, raga. Una cosa che dovete sapere. Una cosa che si tramanda da secoli in secoli in secoli. Oggi sono qui per parlarvi della leggenda del pollo. Benvenuti in questo nuovissimo video trash di merda, musicale e leggendario. Esatto, avete sentito bene, leggendario. Non vedo l'ora di parlargli di questa leggenda. Prima di cominciare mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. E sempre in descrizione troverete il link di un'altra parodia che ho fatto, che riguarda sempre il pollo, ovvero la canzone del pollo. Però quella è un'altra cosa. Però vi consiglio di andarvela a vedere perché è bella. È il video che andremmo a visionare. Si intitola con grande orgoglio e soprattutto con epicità estrema Chicken Attack, ovvero l'attacco del pollo. Una leggenda veramente suprema, cioè tipo un anime. Solo che questo è successo davvero, purtroppo. Via! You should know that a man with the power of nature can bring you to the end of your life. And you should know by my smile and the look in my eyes that you are about to be massively forced to give up. In breve vi spiego, diciamo, allora, l'introduzione, diciamo, di questa leggenda, di questa canzone leggendaria, no? Praticamente ci sono dei ninja che attaccano una famiglia. A un certo punto arriva il maestro. Il maestro è questo signore qui, che sembra veramente un pazzo, veramente uscito dal manicomio. Sembra la versione cinese di Einstein, giusto? Vabbè, ma lasciamo perdere quel discorso. Andiamo avanti. Il maestro blocca i ninja che stanno scappando dopo aver aggredito la famiglia dentro casa, quindi una cosa veramente estrema, ok? Proprio estrema, proprio stronzata vera e pura, proprio non c'ho parole per questa cosa. E allora il maestro, che tra l'altro tiene un bellissimo pollo in mano, cioè un pollo. Un pollo! Il pollo, che è la cosa principale, diciamo, di questa canzone, no? Di questa leggenda epicissima. Tra l'altro successa davvero, siccome no, col cazzo. È successa davvero, cioè... Ma chi cazzo ci crede che è successa davvero? Vabbè, comunque può essere che ci credono, dai. Ma voi dovete sapere che questo signore qui, ovvero il master, il maestro dei polli, no? Delle tartarughe, dei polli, sa trasformare gli animali. Ovvero... ha il potere di rendere umani gli animali. Ed è per questo che lui trasforma in umano il pollo che ha in mano. Tra l'altro fa anche rima sta cosa. E lo fa combattere contro quei ninja per difendere quella famiglia. Chicken attack, chicken attack. What you are back before the face to play. Them I love calm, let's put them come on, chicken ass. Go chicken go, oh, oh, oh. Go chicken go, oh, oh, oh. Now go the fly. Oh mio Dio, che epicità estrema proprio, cioè... Come cazzo ti è venuto in mente di fare diventare umano il pollo per far combattere? Che tra l'altro poi è un cane a combattere. Cioè quel pollo è un cane a combattere. Il pollo che è un cane, bellissimo proprio. Io poi sono veramente malato mentale, sono veramente proprio malato mentale, sì. In pratica volevo dire che il pollo, se ci fate caso, non sa combattere per nulla, ma proprio mai nella vita, ti giuro. Oh, oh, with the power of nature, you are never alone and you can't live alone, a man.
Every beast, every tree follows me to the end, and you are about to be myself free. Io volevo un pollo! È arrivato il pollo! Evviva il pollo! Go chicken go! Epica, raga, cioè qui arriva la parte che mi ha fatto impazzire. Da notare gli acuti del maestro dei polli qui presente. Bravissimo, bravo, bravissimi, proprio una leggenda, una cazzata enorme proprio. Ci vuole coraggio, veramente, io mai, e dico mai nella vita, ho mai sentito una cazzata del genere, mai nella vita. Però mi piace perché veramente racchiude quel trash, ma quel trash che veramente proprio... Ragazzi, questo video trash di merda leggendario ed epico finisce qui. Mi raccomando, in descrizione trovate sempre i miei link dei miei social network leggendari, epici e super straordinari. Tempestate di like questo video, come sempre. E sempre in descrizione troverete il link di un'altra parodia dedicata sempre al pollo, ovvero la canzone del pollo, che vi consiglio di andare a vedere assolutamente. È imperdibile. Questo video, come ho detto poc'anzi, finisce qui in maniera samurai e anche ninja nel frattempo. E come in ogni video, anche in codesto video, la morale è solo una. Chicken now, huh? You should know that a man with the power of nature can bring you to the end of your life. And you should know by my style and you look in my eye that you're about to be misery, forced to give up. Chicken attack, chicken attack. Pump up the volume.